Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video monotematico, finalmente un altro video del classicamente. Mi dispiace che siano video forse meno visti dal canale, però devo dire che mi fa sempre piacere girarli e soprattutto parlarvi di alcuni degli autori classici più o meno conosciuti che mi hanno particolarmente colpito. Il mese di febbraio-gennaio è stato un mese dedicato, se avete già visto il wrap up di febbraio ve lo lascio nelle schede e nell'info box, avete già capito di che andrò a parlarvi oggi e quindi a parlare, o almeno ci proverò perché sarà estremamente difficile, di una delle scrittrici forse più importanti della letteratura mondiale, cioè Virginia Woolf. Sarebbe impossibile parlarvi di Virginia Woolf in modo esaustivo in pochi minuti. Questo vuole essere forse più un video per incitare coloro che non si sono mai avvicinati all'autrice, magari per timore di farlo, perché Virginia Woolf è forse una delle autrici più importanti o comunque più conosciute, più famose della letteratura, direi quasi mondiale. Avete visto che proprio in quest'ultimo periodo ho dedicato diverse letture insomma a Virginia Woolf. Perché in realtà il mio primo approccio con la scrittrice è stato diversi anni fa e fu un approccio non proprio positivo, anzi direi quasi negativo, forse senza quasi, perché lessi Gita Alfaro. Probabilmente non fu l'inizio giusto, non fu il romanzo giusto per iniziare, anzi senza probabilmente non lo fu perché non mi piacque per niente e ne uscì veramente dispiaciuta, perché la fama precede Virginia Woolf, e da lì per diversi anni per me è stata un'autrice che volutamente non ho mai affrontato, perché per me dopo quell'esperienza era chiusa, per me dopo quell'esperienza io avevo capito che Virginia Woolf era un'autrice che non faceva per me, ma cosa fu più sbagliata. Questo vorrebbe essere anche un video per dirvi che succede molto spesso che quando inizialmente ci si avvicina a un autore, si pensa che poi esso non faccia per noi, poi magari prendendo altre letture ci si rende conto effettivamente che non siamo partiti con il romanzo giusto, oppure ci sono altre qualità dello scrittore che ci possono piacere, mentre ci sono dei punti che effettivamente non possono piacerci. Perché vi dico questo? Perché per me la cosa più dura da digerire di Gita Alfaro fu lo stile di scrittura e in particolar modo il flusso di coscienza. Flusso di coscienza che è uno stile che, se non piace, almeno per il mio punto di vista personale, è o lo si ama o lo si odia. Ho trovato di fronte a Gita Alfaro un romanzo così acclamato e io rimasi, cioè, mi dissi: ma come fa questo romanzo a essere così amato? Guardate, non me ne vergogno a dirlo, perché non c'è niente di male se è un classico, se è un romanzo acclamato dalla critica, a noi non piace, il gusto è personale. Però lì per lì non mi ero nemmeno resa conto della grandezza della scrittrice, perché io sono dell'idea che se un classico è tale, molto spesso, è perché rimane, innanzitutto perché ha qualcosa da dire negli anni, ma perché ha delle caratteristiche, ha una grandezza che altri romanzi non hanno. E può anche non piacere, perché io vi dico che io, a me non è mai piaciuto, non sono mai piaciuti, li ho letti ben due volte, I Malavoglia di Verga, mai piaciuti, mai. Però, nonostante questo, per quanto soggettivamente non siano del mio gusto, riconosco che nella letteratura italiana sia un romanzo che abbia un valore enorme, così come La coscienza di Zeno, così come vi potrei citare tanti altri classici. Quindi io non dico che un classico non vada criticato, anzi è bene farlo. Tuttavia, io inizialmente con Gita Alfaro non avevo nemmeno riconosciuto la grandezza dell'autrice, e quindi da questa delusione l'avevo totalmente accantonata. Soltanto successivamente mi sono avvicinata a uno suo scritto, che forse è quello che poi mi ha iniziato e ha sancito questo amore per Virginia Woolf, che è stata Una stanza tutta per sé. Questo forse è il suo saggio più famoso, direi. Ne ha scritti anche tanti di saggi, perché Virginia Woolf, prima ancora di essere scrittrice vera e propria, era sicuramente, nel senso letterario, era saggista, scriveva articoli, era critica letteraria, scriveva articoli di letteratura, scriveva sui giornali, sulle riviste. E Una stanza tutta per sé è stato il momento in cui ho capito che le tematiche, gli argomenti e il modo di scrittura di Virginia Woolf si avvicinava tantissimo ai miei gusti.
e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Una stanza tutta per sé forse è uno dei saggi più belli che io abbia mai letto, ed è un saggio che secondo me tutti almeno una volta nella vita dovrebbero leggere, uomini, donne, giovani, anziani, tutti. Perché vi dico anche uomini e donne perché, ma forse lo sapete, questo è un saggio che affronta in particolar modo la tematica, alcune delle tematiche femministe. In particolar modo, una stanza tutta per sé, come ci dice il titolo stesso, sarebbe il desiderio e l'idea da parte di Virginia Woolf secondo la quale tutte le donne dovrebbero avere una stanza per loro all'interno della quale esercitare in totale libertà la loro autonomia, la loro indipendenza, e quindi essere libere, libere da tutto, libere dagli altri, libere dalle convenzioni sociali e essere loro stesse. Una stanza tutta per sé anche per esercitare in qualche modo la propria conoscenza, l'intelligenza, in cui istruirsi, in cui diventare indipendenti dalle figure maschili della vita. Ovviamente questo saggio è anche altro, ma queste sono un po' le tematiche cardine. Se sono le tematiche cardine di una stanza tutta per sé, lo sono anche di tantissimi altri saggi più o meno brevi della scrittrice. Altro saggio importante, come leggere un romanzo, ma anche all'interno dei suoi racconti incontriamo queste tematiche. Quindi, dopo aver letto questo saggio, mi sono rimasta basita da come una scrittrice che affrontasse degli argomenti a me così cari, a me così vicini, non mi potesse essere piaciuta. E qui ho capito che effettivamente mai giudicare un autore da un libro solo, e soprattutto mai farlo da un libro che sappiamo già in partenza probabilmente non piacerci. Da qui mi sono avvicinata a altri articoli, altri saggi, come appunto come leggere romanzi, e soprattutto il punto di svolta per me, e questo so che sarà un video forse molto di esperienza personale, ma questo perché voglio sottolineare il fatto che Virginia Woolf, nonostante è vero che tutti gli autori siano complicati a loro modo, sono complessi a loro modo e debbano essere capiti a loro modo, secondo me Virginia Woolf è un'autrice che da questo punto di vista ha bisogno molto di tempo e è particolarmente difficile di gestione rispetto a altri. Ci sono degli autori classici che sono molto più, virgolettiamo, semplici di Virginia Woolf. So che l'idea di semplice o l'idea di difficile non è un'idea proprio corretta, però ho incontrato tantissime persone, anche confrontandovi con voi, che non hanno apprezzato Virginia Woolf o che hanno avuto difficoltà nel leggere Virginia Woolf, in particolar modo il romanzo, in particolar modo la prosa. Per me è stato così, e questo, per quanto sia effettivamente un video molto personale rispetto magari agli altri classicamente, è essere un modo di raccontarvi attraverso la mia esperienza come sono riuscita a partire da uno scritto che non mi è piaciuto per niente, di una scrittrice così famosa, la cui fama l'ha sempre preceduta, a poi apprezzarla sempre di più e a capirla sempre di più, perché con Virginia Woolf per me è stato una sorta di studio quasi dell'autrice, prendiamolo con le pinze, perché l'ho dovuta capire e l'ho dovuta interpretare. Non è stata una scrittrice che immediatamente mi ha colpito e mi è piaciuta immediatamente, e secondo me questa caratteristica, la caratteristica di studiare un autore, di digerirlo, di vederlo da vari punti di vista, di studiare la sua vita, di capirlo e quindi di poi di riaffrontarlo e riaffrontarlo alla luce di questi fatti, è qualcosa di molto importante nella lettura, perché non sempre la lettura è leggere e il libro mi piace, il libro non mi piace, il libro lo interpreto così, il libro lo interpreto cosà. Molto spesso quando un autore è particolarmente complicato c'è bisogno di qualcosa prima. Ed è quello che io, almeno per me, è servito per Virginia Woolf e poi anche per altri scrittori, in questo caso parliamo di lei. Vi dicevo appunto, dopo aver letto questo saggio e dopo aver capito che effettivamente secondo me era una scrittrice che era molto nelle mie corde, mi sono approcciata ai racconti. In particolar modo ho letto Lunedì e un martedì e quest'altra raccolta di racconti, Oggetti solidi. Io difficilmente mi approccio ai racconti, lo avete magari visto se non è il primo video che vedete, non leggo quasi mai racconti perché ho tanta difficoltà con i racconti, probabilmente perché sono per me troppo brevi.
A me piacciono anche molto le narrazioni molto lunghe, molto lente, nelle quali entro in empatia con i personaggi e con le vicende in modo molto lento, e quindi mi riesco meglio a entrare in comunicazione con ciò che succede. In Virginia Woolf io mi sono trovata ad amare dei racconti di una pagina, che è una cosa che per me è estremamente difficile. E la prosa dell'autrice, alla luce di tutto quello che avevo letto prima e soprattutto grazie al fatto che i racconti sono molto circoscritti, sono abbastanza brevi e quindi misurarsi con una prosa particolare di difficile digeribilità con i racconti, secondo me è qualcosa che mi ha fatto apprezzare, che me l'ha fatta capire di più. Proprio per questo flusso di coscienza, proprio perché la prosa di Virginia Woolf è una prosa fatta di immagini, di sensazioni, di odori, di emozioni, è una prosa filtrata dalla sua coscienza e non è una prosa di descrizione oggettiva, di eventi oggettivi, ma una prosa di sensazioni, è una prosa di pancia, fra virgolette, no? E iniziarmi in questo senso a una prosa così strana, con dei racconti molto brevi, che quindi mi davano la possibilità di entrare e di capire velocemente ciò che vi era scritto e poi immediatamente di finire, secondo me è stato molto importante. È vero che in realtà non per tutti gli autori c'è un libro in particolare da cui partire, assolutamente verissimo, e di questo ne ha parlato anche Elena Zodiaco, e vi lascio su nelle schede giù nell'info box il suo video, che in realtà non esiste un romanzo preciso da cui partire per ogni autore. Devo dire che almeno per esperienza personale, per Virginia Woolf, partire dai saggi, ma soprattutto poi dai romanzi, mi ha cambiato totalmente il modo di vederla, il modo di viverla e il modo di capirla. Proprio perché misurandomi con questo stile di scrittura attraverso i racconti, l'ho capito, l'ho compreso e l'ho apprezzato tanto di più. Altro concetto secondo me molto importante per capire, per entrare in contatto con la prosa di Virginia Woolf e con Virginia Woolf in generale, è la sua vita. Questo perché è vero che ogni scrittore, sotto ogni scrittore ci sono delle etichette, ma sotto alcuni scrittori in modo particolare, e Virginia Woolf è una di questi, che cosa vuol dire ci sono delle etichette? Probabilmente proprio per la sua grandissima fama, Virginia Woolf è sempre stata imprigionata e rinchiusa sotto degli aggettivi, sotto delle categorie, sotto delle etichette che l'hanno incatenata sotto dei ruoli che in realtà non erano proprio suoi. Che cosa voglio dire? Le prime parole che ci vengono in mente quando parliamo di Virginia Woolf sono pazza, malata di mente, una persona molto particolare, frigida, lesbica, tutti dei aggettivi che poi sono stati anche, che la maggior parte dei quali sono stati dati con un'accezione estremamente negativa, e per quanto ovviamente sotto ogni etichetta ci sia sempre un minimo di fondo di verità, Virginia Woolf non è solo questo, Virginia Woolf è molto altro, e secondo me attraverso la sua vita e attraverso la comprensione e lo sfatare questi miti, lo sfatare queste etichette, è possibile capire ancora di più lei in quanto scrittrice e la grande importanza che ha avuto nella letteratura inglese, ma secondo me nella letteratura moderna, mondiale direi, moderna e contemporanea ovviamente. Quindi di capire la sua vita e di capire Virginia Woolf e di capire come mai fosse quasi un essere quasi mitologico come scrittore, no? Dori hanno la fama di essere stati dei personaggi particolari che hanno vissuto una vita un po' strana, e quindi la loro fama di personaggi viene prima della loro fama di scrittori di per sé. A me viene in mente Kafka, per esempio, in questo momento. Anche lui, ci sono delle etichette sotto cui Kafka è sempre stato messo e che lo precedono quasi rispetto alla sua scrittura. Così è stato per Virginia Woolf. Vi dicevo che secondo me è stato molto utile per capirla ancora di più leggere qualcosa della sua vita, in particolar modo le sue lettere. Vi mostro qui due libriccini che secondo me possono essere anche di modi molto carini per iniziare a leggere l'autrice e a capirla. Il primo è questo, che è anche molto breve, dell'Orme Editore, Woolf, tutto ciò che vi devo. Sono alcune delle lettere di Virginia Woolf alle sue amiche, se non mi sbaglio, queste qua. Queste fanno parte, fra l'altro, della cassetta rossa che ho comprato, ve l'avevo mostrata nel book haul di gennaio o dicembre, ve lo lascio sempre sulle schede giù nell'info box,
E questa è una raccolta molto utile secondo me, perché è molto breve e vi dà un'idea immediata di chi fosse Virginia Woolf, dei suoi legami affettivi, dei legami familiari e anche del suo modo di scrivere. Il modo di scrivere lettere rispetto al modo di scrivere prosa in Virginia Woolf è molto diverso. E quindi può essere anche una modalità utile per entrare più in contatto con l'autrice. Altro libro che vi voglio assolutamente citare, vi voglio far vedere, sempre che riguarda le lettere, è Ritratto della scrittrice da giovane di Virginia Woolf. Qui sono raccolte tutte le lettere della gioventù della scrittrice fino a quando all'incirca si sposa con Leonard Woolf. Le lettere sono un modo, secondo me, molto bello e molto utile per sfatare tutta la mitologia dietro questa scrittrice e per capirla al meglio. Ma ancor più delle lettere, ovviamente, è particolarmente importante e interessante leggere Quentin Bell, Virginia Woolf, mia zia. Questa è la biografia di Virginia Woolf. Oltre ad essere stata una lettura molto interessante, ve ne ho parlato anche nel wrap up di febbraio, e ve lo linko sempre. Oltre ad essere stata una lettura molto molto bella per il modo di scrittura di Quentin Bell, per la storia di Virginia stessa, è stata una lettura interessante perché mi ha fatto apprezzare ancora di più il genere biografico. Io solitamente, e ho visto che diciamo va per la maggiore, non leggo quasi mai la biografia degli autori, anche degli autori di cui ho letto tanti libri, anche degli autori che più apprezzo, anche degli autori che più amo, difficilmente finisco per leggere la biografia. Non so dirvi il perché. Probabilmente non reputavo importante la biografia, non reputavo importante gli eventi degli scrittori, quando di fatto invece sono fondamentali per capire la scrittura. Dopo aver letto Virginia Woolf, mia zia, ho capito quanto fosse importante approfondire la biografia degli scrittori che mi interessano veramente tanto. E per me questa biografia è stata non solo bellissima, interessantissima, ma molto utile come strumento per capire Virginia Woolf. Perché secondo me certe volte si dà per scontato che la lettura, quando soprattutto è un piacere, debba essere qualcosa di immediato, debba essere qualcosa che ci piace immediatamente, che apprezziamo immediatamente o che non apprezziamo immediatamente. Secondo me invece, con alcuni autori in particolare, dobbiamo riuscire a trovare dei mezzi, trovare delle modalità che ci permettano in qualche modo di capire e di interpretare alla luce di questi mezzi gli scritti di questi autori. So che può diventare una cosa macchinosa magari, e può diventare una specie di studio, ma secondo me se c'è passione dietro, se ci piace veramente qualcuno, se ci piace veramente un autore, crearsi dei mezzi che possono essere leggere le lettere, leggere la biografia, partire da un determinato tipo di scritto invece che da un altro, creare dei mezzi, degli strumenti per capire l'autrice in questo caso è molto utile. So che può essere qualcosa di un po' noioso, qualcosa di un po' magari non tanto bello da dire e non immediato sicuramente, però per me è stato di fondamentale importanza, perché io alla luce della biografia, alla luce delle lettere, ho capito chi fosse effettivamente Virginia Woolf, o meglio, l'ho capito meglio, non fino in fondo probabilmente, però l'ho capito molto meglio. E quello che nell'immediato era un rifiuto dell'autrice è diventata poi, attraverso tutte queste letture, un grande amore. Questo vuole essere quindi un invito non solo a leggere Virginia Woolf, che vedete che nel corso del video ve ne ho parlato, ma non ve ne ho mai parlato al 100% perché è molto complicata come autrice, secondo me. È molto difficile parlarvi di Virginia Woolf. Ma vuole essere anche un invito a provare, come è successo a me, e è un invito, e anche mi sto autospronando a non fermarmi di fronte all'immediato, non fermarmi di fronte al fatto se un libro mi piace nell'immediato o non mi piace, e non giudicare un autore o un'autrice in base a un libro, perché io per anni ho detto che Virginia Woolf secondo me non meritava, per anni, dopo aver letto un romanzo che non faceva per me, secondo me, e dopo non averla capita. Quindi questo vuole essere un video sì per invitarvi a leggere Virginia Woolf, ad amarla, ad apprezzarla, a provare a capirla, anche se è un po' complicato, ma anche e soprattutto per dire che
Molto spesso la lettura non è qualcosa di immediato, anzi forse l'80% delle volte la lettura deve essere digerita, deve essere capita, deve essere interpretata alla luce di tanti altri fatti. Non vi voglio tediare ulteriormente perché penso che il video sia venuto abbastanza lungo. Vi ho mostrato tante cose diverse e quindi magari non vi ho potuto dare, come negli altri classicamente, una scheda un pochino più precisa dell'autrice, ma secondo me è troppo difficile con questa autrice in modo particolare. Però voleva più essere appunto un video per incitarvi a leggere Virginia Woolf, che secondo me, soprattutto ultimamente, è una scrittrice molto 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 sottovalutata. Io basta, la smetto qui, vi mando un grosso bacio, vi linkerò comunque sotto tutti i libri che vi ho citato e che vi ho mostrato, perché alcuni ve li ho citati ma non ve li ho mostrati. Vi ridico anche qui che da pochi giorni ho fatto l'affiliazione a Amazon, quindi troverete giù nell'info box tutti i link ad Amazon per acquistare i libri. Io riceverò, nel caso voi vorriate acquistare qualche libro dal link, una piccola commissione, non da voi chiaramente ma da Amazon, che poi riutilizzerò eventualmente per comprare altri libri per incrementare il canale. La smetto qui di parlare, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!